carica dei 60.000 per trascinare il Napoli, che crede alla Champions. L'orgoglio della Juve, che nel momento più buio di una stagione da incubo punta a un clamoroso rilancio. Napoli, Stadio San Paolo, una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Battuto Del Piero, di testa prolunga, doppio di testa, rete, Juventus in vantaggio, il gol di Chiellini, il terzo gol in campionato, gol pesantissimo. Va a staccare su Cabonanesi, il pallone buono per Quagliarella, il tiro, Mandiger. Se ne va Lavezzi, di sopra due, Lavezzi in percussione, Lavezzi in zona tiro, parte il tiro, Mandiger cosa ha preso? Attenzione al Napoli che attacca, gran palla di Lavezzi per Amsic, il cross al centro, calcio di rigore! Calcio di rigore, fallo di Zerbinà. E ammonizione. Sì, strato, un fallo assolutamente inutile, perché Quagliarella non ci sarebbe mai arrivato. Parte Amsic, il destro, fuori! Ha schiacciato la traversa e palla sul fondo. Attaccato Camoranesi, perde palla, bravo a rubare il pallone Quagliarella. Subito Quagliarella che affonda, palla sul sinistro, il cross, secondo palo Amsic! Questo è un gol stupendo. Pallone per Amsic, il cross basso, messo fuori Felipe Melo, al volo il tiro, Mandiger sulla conclusione velenosa, pallone sbucato, ci ha provato Maggio. Pallone per Quagliarella, si propone Amsic, Quagliarella, il cross morbido, a volo Maggio, pazienza, e sulla traiettoria c'era Lavezzi. Pagnaro, grande palla in verticale, lo scatto da parte di Quagliarella, è chiuso adesso da due avversari Quagliarella, gira per Campagnaro, l'apertura per Zuniga, a spazio Zuniga, il sinistro di Zuniga, colpo di testa alto di Maggio, circondato da tre avversari Maggio, ancora affida Lavezzi, palla dentro, posizione di cross, Amsic, poi rete, la banderina Candreva, palla sotto porta Maurì, aggancia il pallone Felipe Melo, lo gira Marchisio De Santis, vice attaccante, lui che l'attaccante lo faceva in Argentina, grande palla in area di rigore, Lavezzi, rete, Lavezzi, 3-1, impazzisce il San Paolo, game over a San Paolo, il Napoli con un secondo tempo formidabile, travolge la Juve, finisce 3-1.